hanno partecipato a questa gara. Atletica, alza gambe, vino, vino, dai, forza, forza Rebecca! Attenzione, nel frattempo è partita, era già partita la categoria Rogos, ovviamente la donna più forte della promozione, Campanella, un giro alla conclusione. Bravi PC maschile e femminile, e adesso passiamo alla categoria esordienti a femminile. Hanno dato un termine di energie per la gara. E poi volevo fare un applauso a tutti gli organizzatori e a tutta la gruppa, ovviamente anche un grosso onore, perché organizzano sempre per tanti anni questa manifestazione. Per voi rimane una delle manifestazioni più interessanti, più belle e anche molto più partecipate. Quindi grazie veramente a tutto quanto, tutto lo staff e a tutti gli organizzatori. Bravissimo, grazie. Vai Gloria! Grazie mille Presidente Walter Bruni per le sue belle parole. Noi ringraziamo per la sua presenza, non è mai mancato a queste manifestazioni. Ed ora, attenzione, premiazione della categoria esordienti A femminile. Sul primo gradino più alto sale Rissi, Rissi Jenny della Trinato, l'ho detto bene? Sì, Rissi Jenny, bravissima, lo vedete? Classificato Girardini Nicola, Atletica Tione. Mentre è partito, abbiamo sentito lo sparo, attenzione, sono partiti adesso i ragazzi. Mancano gli atleti della categoria esordiente. Dai Pietro! Dai Samuel, che va bene, dai Pietro. Guardi in avanti, allunga il passo leggermente. Complimenti sulle coppe in alto, per favore, suate le coppe, bene. Alzate la coppa in alto. Tirati via il cartellino.
ma l'elenco, dato l'elenco. La classificata Ansa Licinzia della INSM Soul Slitzer di San Genesio, grazie mille, senza occhiali non ci vedo purtroppo, ma anche se li avessi. Al secondo posto Armanini Teresa e al primo Gianni, e lui è il campione regionale Lorenza per il Lolino Sportaglio. Al secondo posto Finoli Franco, era solo due in questa categoria. Mentre anche Massimo Buongiorno! Ma infatti io sono anche fuori, che non è tanto, sai? È già andata quella lì. Allora, se c'è un presidente di Pocatia, per le connessioni, che erano lì che valutavano veramente la sua presenza proprio alla connessione di questi campionati regionali, questi campioni regionali del 2018, categoria master. Comunque, Costa Gianni è campione regionale, davanti a Filoni Franco che non è presente, mentre Massimo Rossi Michele in questo momento premiato con la medaglia d'oro in mente di campione regionale da Rossi Michele per la società sportiva Tenno. Prossima categoria 50-54. Abbiamo Pinemonti Adriano primo, Ferrazza Stefano secondo, Idecchi Alessandro terzo. Ciao Giulia! 75. E per chi volesse la classifica integrale deve portarsi al campo sportivo di Marco, lì c'è la segreteria e hanno tutte le classifiche di tutto il mondo. Ed eccolo Eccheri Alessandro della Perza Trentina, terzo classificato. Bravo Linda! Ferrazza Stefano della Villa Sano, secondo classificato. E campione regionale assoluto 2018 Pinamonti Adriano dell'Atletica Valli di Non e di Sole. Ovviamente gli occhi dovranno anche essere rivolti agli atleti che stanno concludendo in questo momento la propria gara. Qualcuno arriva decisamente stremata, molto stanca. 84, 31, 9, prendetevi giù il cappellino. Sotto? Complimenti, grazie mille, grazie a tutti. Adesso abbiamo 55-59. Allora, ha vinto Luca Martinelli della 5 Stella Alpina di Carano. Al secondo posto Os Cassador Bruno dell'Atletico Trento. E al terzo Berti Franco della Valchiesa. Bravissimi, grazie mille, grazie, continuate pure il campo serve di stagione. Allora 60-64 Bernard della Perza Trentina. Al secondo Ennio Colò della Valchiese e al terzo
È partita la gara adesso riservata ai cadetti. Bene, prossima categoria da premiare 65-69. Allora, bravo Martino, bravo, apri le mani. Dai Luigi! Dai! Macina adesso! Vai Gabri! Bravo Tessier, dai, attaccati! Dai Parisi! Dai, giù in discesa, attaccati! Dai, Gabri, bene! Che ti aiuta, bravo! Vai con la fregata! Ciao Damiano, bravissimo, tieni un occhio! No, è andare su 6. 29 sono in partenza, no? Non so più, mi viene anche a spostare lo scaldone. Vai Luca! Allora, attenzione, allievi e junior maschile si partono in zona partenza. Ciao! Camminando? Ciao!
29, dopo se preferire è più comodo c'è che mette meno. Wat lijkt me mooi. Attenzione, partita la gara riservata alla categoria allievi e junior maschile. 5 giri del percorso. Pari a 5 km e 3. C'è tuo figlio che regge. Dai, forza. Dai, non perdete il contatto, restate attaccati, dai. Chi sei con lì? Dai! C'è una... Dai, Mirko! Francesco, forza! Dai, Francesco! Vai Marco, vai pure, dai Oppo. Bravissimo Chieto. Dai David, vieni, vieni la David, dai, dai Oppo. Dai, forza Rosa, dai. Bravo Gabri. Ormai hanno un vantaggio enorme sul terzo che il transito in questo momento con il numero
quindi che si tratta di te, ancora leggermente staccato dalla Pietro Pellegrini numero 12, Berti Massimiliano, seguito da Carlo David. E con 95, Merli Luca. Non capiamo che questa categoria vede. Allora, terminata la gara, daremo via la promozione della categoria ragazze, subito dopo della categoria ragazzi. Per quanto riguarda i ragazzi, saranno premiati. Ultimo giro, ultimo giro, ancora 1.060 metri circa da percorrere. Per quanto riguarda i ragazzi, premiati saranno Campitelli Gianluca, Oxla Daniel, Manzetta Nicola, Alteri Alessio e Emi Pietro. Questi sono i 5 ragazzi poi premiati. Attenzione, attenzione, ed eccolo qua il numero 89, grande Anus Marco, che nel finale ha letteralmente riuscito a staccare il compagno di squadra col 91 a Touré Pornon, entrambi atleti della Quercia. Lo ricordiamo a Pagliacci, ma nel finale Marco Anis è riuscito veramente ad avere la spuntata con un bel complimenti, bravissimi, ed eccolo terzo, classificato, un applauso col numero 15, Pellegrini Pietro delle Val di Sella. Con il numero 12 arriva in questo momento Berti Massimiliano della Valchese, seguito dal numero 95 Mario Luca della Valchese. Bravissimi, complimenti per questa gara, grande gara, quella di Anesi e Touré, condotta fin dall'inizio, ma comunque altrettanto bella la gara degli altri concorrenti. Foto di gruppo, attenzione, la spunta è il numero 4. E terminata questa gara invitiamo Allegre Junior e assoluta femminile, Junior e assoluta femminile alla partenza. E noi pronti a premiare la categoria ragazze. Allora, pronti? Baccari Andrea, il presidente dell'Unione Sportiva Marco, è qui pronto per la premiazione. Sale sul gradino più alto dell'addio Noemi della Quercia. Dell'addio Noemi. Non c'è. Al terzo posto Somadossi Maria Vittoria dell'Atletica Alto Garda. C'è la gara della Dio Noemi dell'Unione Sportiva Quercia di Rovereto. Categoria ragazzi, Campidelli, Giul, Gianluca, Oxla, Daniel, Atletica Alto Garda, Vanzetta Nicola, Quercia, Alteri Alessio, Quercia ed Eni Pietro, Valchese. Al secondo posto chissà il Greta del Tishaskal e al terzo Bertini Giulia della Trilacum. Mentre attenzione partita all'ultima gara femminile, quella che vede alla partenza allieve, junior e assoluta tutti quanti assieme. Dai Lisa! Brava Mariana! Brava Battisti! Quanti giri di Lisa? Brava Noemi! Brava Fede!
Ma Alice! Via via, vai, decide, dice brava! Brava Martina! Dai, cambia! Dai Luca, dai! Brava Alice! Dai Chiara! Dai! Brava Chiara! Così, vai, vai a chiudere il buco! Brava Luisa, bene! Brava Luisa, brava! Brava Miki, brava, lei, va bene, va bene. Avanti, sempre, via, via, brava. Via, via Miki. Dai, svedese! C'era lei che aveva la corsa del treno? Ale Katia, ale, ale, ale. Ale Alice, ale Lopna, ale, ale. Brava Alice, Ale Emma, ale. Ale, ale. Ale Luisa, ale, ale. Dai, 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 brava! Dai Lisa, dai! Ale Marianna, ale, ale! Chiamo tutti gli atleti della categoria assoluta maschile a portarsi in zona partenza. Mentre fra poco daremo il via alla premiazione anche della categoria. Ed ecco Federica Scrinzi che inizia il suo ultimo giro. Ha allungato ulteriormente proprio la Michela, la Linda, sono davanti. Speditissima, molto distante. Avvisa davanti, davanti. Una affaticata, complimenti, bravissima. Adesso abbiamo Marchetti, Martina, Patti, Scappia e Zenara, tecnicamente si contenderanno il secondo e il terzo posto per quanto riguarda il gradino del podio. Avete fatto no. Doccino? Sì. Sì, fronte l'astro! Ma siete state tutte quel tempo? Ultimo giro anche sì. Per... No, io ero pronta dopo... Io e l'Anna siamo rimasti lì. Con il numero 9 vediamo San Marco Alice per l'Atletico Trento. Ultimo giro per Alice. Dai, sì, ok, da voi. Ed ecco qui il grandino, l'Otna dell'Atletica Brescia. Oh! Auguri! Carter, Emma, Elisabeth dello Sport Club Verano. Con 30 invece... Prova a avvicinarla, dai, senza strappi, ma prova a avvicinarla che ce la fai, dai. Col 13 in questo momento, meglio di chiara. Ma che cos'è questo coso? Indicate? Scusate. Col 12.
Valenti Luisa della Marchese. Ormai siamo alla conclusione di questa gara riservata alla categoria, ripeto, aggregata, allieve, linee, femminile. Dai Lisa, forza! Deve averlo aumentato, ma non c'era necessità perché... Ed eccola, attenzione, un applauso, eccola qua, Scrizzi, Federica. Bravissima, complimenti, sempre al comando, dal primo metro fino alla fine. Vince alla grande questa gara. E per la categoria assoluta, perché ovviamente abbiamo tre categorie in gara, allieve, junior e senior. Col numero 6 in questo momento al secondo posto, Patti Scatia. Allieva. Quindi la seconda in questa gara addirittura è un'allieva. E poi di Zenaria Alice, junior. Quindi praticamente tutte le categorie sono in questo momento arrivate. Ovviamente le premiazioni poi saranno in base alla categoria. Mentre attendiamo l'arrivo delle altre concorrenti a questa ultima gara femminile, che ripeto è una gara aggregata allieve junior, senior e assolute, vediamo col numero 9 San Marco Alice dell'Atletica Trento, che transita Italia Traguardo in questo momento. Vediamo il 41, è Saardi Lopna, la Brescia. Poi avevamo il 30, Jorhauser Lara, e poi il numero 5, Garber Emma Elisabeth. Col 45, Miori Alberta. Conclude la gara. Mancano circa ancora 8 atlete all'arrivo, alla conclusione, con 13, Fello di Chiara. Valenti Luisa della Valchiese in questo momento chiude la propria gara. Ancora 6 atlete a conchiglia. Ed ecco, con il 46 abbiamo... E col numero 11, Fontana Michela della Valchiese. Ecco la numero 10, abbiamo Verde Senilisa della Tecnica Trento. La gara. Eccolo qua col numero 31. Pavonatti Mariana dell'Atletica Clarina Trento, che precede di pochi metri il numero 34, che è Santoni Arianna dell'Atletica Luca. Ed ecco col numero 14 Pedrini Noemi della Trilacum. Bravissima Noemi, che chiude la gara in questo momento, e con questo arrivo si chiude anche la... Sono già il gruppetto di 6 atleti, si sono già staccati, poi vi daremo il nominativo. Sono ancora 7 giri da percorrere, ripeto, la gara prevede 8 giri del percorso. Stefano!
Mentre al primo posto per il Sud Tirol abbiamo Pattis Katia, che vince la gara riservata alla categoria allievo. Oh, bravissimi, complimenti. Illuminate da Orazio, ovviamente. Una buona continuazione di gare per questa stagione. Prossima previsione per il serata della categoria junior e femminile, mentre vediamo ancora presentare gli atleti. Allora, adesso attendiamo solo un attimo per la saluta maschile, diamo un'occhiata a questa gara. Abbiamo con il numero 90 Anesi Stefano, poi seguito dal numero 85, poi abbiamo Vaia Michele con il numero 87, Lasme, e poi col numero 84 Geat Luca. Questi sono i primi che... Nel frattempo vogliamo anche ringraziare, prima che la gara si conclude, il dottor Di Tanta. Grazie anche ovviamente alla Croce Rossa di Rovereto, anche loro speriamo che siano rimasti inoperosi, vuol dire che nessuno atleta ha avuto, si è fatto male, nessun... E allora ne approfittiamo ancora per ringraziare oltre alla Cassa Rurale di Bissana, l'Officina Fiat Bonatti Luca in zona industriale di Rovereto, il Salone Filippi Doriano di Marco, poi la ditta Setti Confessioni e Abbigliamento a Robert Center di Bissana, il FIE da Ricambio e Tannazioni di Marco, la Cassa Suono di Mori, la Bivali Santina di Villa Lavarina, il Comune di Rovereto per le Coppe e al gruppo Carnevale di Marco che ha allestito il ristoro. Grazie, un grazie particolare a Camilla Cosina, da 41 anni. Ed eccoli qua, spuntano i due concorrenti su una coppia, si è avvantaggiata col 90 abbiamo Anesi Stefano e con l'85 abbiamo Nick Francesco. Hanno preso decisamente il largo. Ed ecco a seguire con l'82 e l'87 abbiamo con l'82 Lazzari Gianmarco e con l'87 Vaia Michele. Mentre con il 79 entra a pieni giri ancora il numero 84 Geat Luca. Ciao Luca.